Iniziamo con la conferenza stampa del nostro allenatore prima della partita contro la Juventus all'Allianz Stadion. Saluto l'allenatore e chiedo un'opinione un personale sulla partita di domani. Buongiorno a tutti. Rispetto alla prima partita, uh, alla, pr alla prima partita con il Bayern non è cambiata la situazione dell'infermeria. Uh, Luca Reinmund continua a essere infortunato, Furich anche, quindi non, è, non può partecipare. Questa è la situazione infermeria. Iniziamo con le domande. Iniziamo dalla prima fila. Tiago Motta ha detto che domani è importante avere il controllo della palla, dato che entrambe le squadre puntano al possesso. La vede anche lei così o ha un'opinione differente? È sempre importante per noi avere il controllo della palla, così come mostriamo nella Bundesliga. Cerchiamo sempre di controllare il gioco, di controllare il possesso, è un tema per noi molto importante. Sarà interessante vedere chi ce la farà, dato che entrambi abbiamo lo stesso scopo. Dobbiamo attaccare altri il più possibile. Loro sanno difendere molto bene, sanno difendere a tutto campo, sanno difendere bassi, eh, hanno diversi modi per difendere. Posso fare una, una grande lode al mio collega Tiago Motta, perché non hanno mai perso ancora una partita. Hanno una serie di risultati utili impressionanti, così come un importantissimo score in termini di reti subite. Vincerà chi prenderà meno gol, visti i dati, ma appunto la Juve è una. È una squadra da ammirare per questo, da questo punto di vista. Dopo la partita di Monaco ha detto che non era, non era completamente soddisfatto della, della partita. Dopo l'analisi della partita a freddo, quali sono eh, le conclusioni che ha tirato? Um, abbiamo avuto un buon primo tempo abbiamo avuto difficoltà a sfruttare le occasioni che ci sono capitate e non dobbiamo ripetere gli stessi errori domani nei primi 60 minuti abbiamo difeso bene in, a monaco ma anche a Torino dovremmo fare la stessa cosa dobbiamo limitare la loro iniziativa e il tema sarà uguale domani è una, è una squadra che ha subito solo un gol e quindi è una squadra che concede pochissime chance quindi dobbiamo fare in modo di sfruttarle al massimo a differenza di quanto abbiamo fatto sabato Ci rallegriamo appunto della partita di domani, abbiamo dimenticato il Bayern, non dobbiamo vergognarci della sconfitta a Monaco, ci sono fasi diverse nella stagione anche all'interno della partita, abbiamo avuto delle fasi nelle quali abbiamo creato, nelle fasi nelle quali abbiamo subito, può accadere, proviamo anche noi. A imparare dal, dagli errori fatti sabato, dobbiamo farlo velocemente perché la Juve non ha mostrato molte debolezze finora dal punto di vista del gioco. La, la prima partita difficile della serie era il Bayern, la seconda qui con la Juve può anche essere peggio dal punto di vista della difficoltà. Come sono le, le sue relazioni personali, tra virgolette, con la Juve? Non ho nessuna relazione personale con la Juve ovviamente, ma ho molti ricordi. Hanno vinto tantissimo nella storia. So che viene chiamata la vecchia signora. Ha, ha sempre avuto i migliori giocatori. L'ho sempre ammirata e mi ha sempre affascinato l'ambiente eh, e i giocatori, sempre come Zidane, Del Piero. Hanno anche sempre avuto grandi difensori, Ciro Ferrara e altri che non mi vengono in mente, però mh, è un club con una storia incredibile, tradizione, hanno già celebrato grandissimi successi in Europa e adesso anche dal mio punto di vista sono tornati sulla retta via diciamo con un nuovo allenatore che ha, si è imposto in maniera molto importante avete detto anche Riguardo alla partita di Monaco, che non era soddisfatto del contributo dei giocatori della panchina, ha parlato con i giocatori o cosa si aspetta questa volta dalle riserve? Era restato un fattore. Non ingrandirei troppo il tema, non farei troppo grossa. Ho parlato con, con alcuni di loro. Come detto è stato solo una delle cose che dovevamo correggere, ma dimentichiamo il tutto, guardiamo avanti e sono sicuro del fatto che dalla panchina riceveremo un ottimo contributo. Ho sicuramente delle aspettative da tutti. Come detto precedentemente abbiamo avuto le nostre occasioni nei 60 minuti col Bayern. Dobbiamo sfruttarle. Dopo il gol sic sicuramente gli errori sono susseguiti per l'1-0, ma appunto dopo la doppietta di Kane la reazione non è stata ottimale. Abbiamo appunto tempo per guardare avanti, dobbiamo goderci questa atmosfera alla partita di domani, dobbiamo giocare coraggiosamente. E portare sul campo tutto quello che abbiamo. Questo è quello che abbiamo in mente adesso, nient'altro. Con grande gioia dobbiamo appunto affrontare questo impegno lasciandoci alle spalle quello che è stato, questo è molto importante. La sconfitta di sabato non ha fatto bene, ma in queste settimane dobbiamo sempre spostare il focus perché giochiamo ogni tre giorni. Ho visto comunque delle cose positive nelle sconfitte e spero che possiamo applicare nella partita di domani. Una domanda uh, sul modulo e sul modus operandi soprattutto. Quando è che lei inizierà a guardare la classifica? e a calcolare i punti che sono stati fatti finora. La Champions League naturalmente porta pressione, ma io non, non la sento. Eh, con il Real naturalmente mi ha fatto il nostro, ma era difficilissimo. Era difficile comunque nell'arco di queste tre partite pensare di prendere chissà quanti punti, visti gli avversari. Non guardo ancora la, la classifica, guardo domani guardo la prestazione, guardo lo sviluppo. Se c'è la possibilità naturalmente di prendere punti, lo faremo con ogni forza, con ognuna delle nostre forze, ma vogliamo sviluppare le nostre idee, fare una buona prestazione, questo è l'importante. I risultati saranno una conseguenza positiva di questa applicazione dei concetti. Le chiedo un giudizio sul campionato italiano, sulla Serie A e fondamentalmente in base a quello che ha detto le poche debolezze della Juventus. Ce ne sa indicare una sulla quale magari ha preparato questa partita? Yeah. La Serie A la conosco bene, guardo delle partite, ci sono tante... Eh, Partite trasmesse in Germania della Serie A. È una, un campionato molto attraente, con tante squadre interessanti e giocatori interessanti. Naturalmente, mi sono guardato delle partite in preparazione alla partita di domani. Sono impressionato della, della rosa, della Juve e delle prestazioni che finora hanno visto. Non ci sono molte debolezze, per venire alla sua seconda domanda. Se dovessi nominarle, se la, la produttività offensiva e i tiri in porta, ma non è mai facile, appunto, giocare contro squadre che si chiudono. Ma rimane una squadra che ha sempre il controllo. Noi vogliamo con tenere il controllo così come la Juve, lasciare meno occasioni possibili. La Juve è molto brava a non concedere occasioni. Dobbiamo vedere chi segnerà più gol dell'altro perché abbiamo caratteristiche simili. Abbiamo naturalmente qualcosa da offrire offensivamente. Domani vogliamo portare sul campo queste nostre forze, il nostro modo di giocare, il nostro, la nostra voglia di controllare. Abbiamo bisogno di coraggio, di convinzione per fare ciò. Non l'ho mai non visto in tutte le, uh, le squadre che hanno giocato contro la Juventus. Vogliamo quindi attaccarli e metterli sotto pressione. E questo ci porterà nella direzione giusta, secondo me. Questa è l'idea per, uh, per domani, l'idea che abbiamo in testa. Grazie. Alexander Nibel, portiere, arriva. Andiamo avanti con la seconda parte della... Conferenza stampa, Alexander Nubel per voi, pronto per le domande. Prego. Viene, si parla molto dei 4 gol che avete subito col Bayern. Come ti senti riguardo a questo e, e come vedi la squadra? Abbiamo lavorato tanto, abbiamo analizzato gli episodi. Bisogna comunque guardare avanti, altrimenti se rimaniamo ancorati agli errori non, non riusciamo a, a migliorare. Adesso siamo contenti di avere tante partite una dietro l'altra, è sempre più facile recuperare agli errori, dimenticare quello che è stato fatto, ma preferisco sempre più partite rispetto a più allenamento. così come ha chiesto il collega, I, tanti dei problemi sono dovuti al fatto che ci si allena poco, quindi come si possono risolvere determinati problemi? C'è bisogno di pausa, di rigenerazione, non c'è tanto tempo per preparare le partite. Naturalmente siamo al, al campionamento un po' meno rispetto a prima. Abbiamo tante settimane quest'anno nelle quali giochiamo ogni tre giorni, è molto importante comunque prepararsi, ma io credo che comunque la partita sia il migliore allenamento. Spendiamo tanto tempo comunque nell'analisi, nella videoanalisi, ma credo comunque che appunto chiunque preferisca le partite agli allenamenti. Cosa dovete mettere in campo domani per, essere, per avere successo? Dobbiamo imporre il nostro gioco. Dobbiamo essere coraggiosi, dominanti, così come abbiamo fatto in alcune partite degli scorse settimane. Eh, la Juve anche ha tanto possesso palla, dobbiamo cercare di interromperlo. Pressare alto e imporre il nostro gioco nella loro metà campo. Dobbiamo essere appunto coraggiosi non è facile segnare contro la Juve dobbiamo posizionarci meglio rispetto a Sabato in difesa Dushan Vlaovic è la punta di diamante della Juve l'hai guardato eh, l'hai analizzato come la vedi personalmente è un è un bomber, ha una grande tecnica di base, ritmo, uh, sa calciare le punizioni, segna, lavora fisicamente, è un grande attaccante eh, che vorrebbe avere tante, le, tante squadre, ha una buona tecnica, ho visto tante cose, niente di speciale eh, sul quale focalizzarci, come ho detto, è un grande giocatore su tutta la linea, fa tanti gol, Dobbiamo lavorare bene di difesa, eh, di team per, per fermarlo e sono contento di giocare contro, contro di lui domani. Se non sono più domande, grazie. Arrivederci a domani.